Feci un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo dove potevo trovare la maglia NASA. In tanti avete scritto tantissimi negozi, Primark, H&M, appunto Adigeo, altri su internet e qua là. Allora, io ho girato tutti i negozi del centro commerciale Adigeo. Chi conosce il centro commerciale sa quanto e sia enorme. Non ho trovato la maglia della NASA. Ciao, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Io sono Salvo e oggi video haul! Di recente sono stato a far compre e tutti coloro che mi seguono su Instagram Story lo sanno benissimo di quante cose io abbia comprato. Per tutti quelli che non lo sanno, tutto quello che ho comprato in questo video l'ho comprato nel centro commerciale Adigeo di Verona. Così avanzate di chiedermelo, già lo sapete, e se vi interessa qualcosa troverete tutto lì. Ho comprato davvero un sacco di cose, partendo da Primark, arrivando a Trussardi. Veramente tantissime cose dal vestiario e non solo che vi voglio mostrare e quindi ho deciso di fare questo video qua. Vi volevo anche dire che ho riattivato la pagina di Tiger su Instagram, quindi vi lascio il link sotto il mio commento nell'info box. Mi raccomando, andatemi a seguire perché ogni giorno pubblico una foto di un oggetto di Tiger con tanto di prezzo. Come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete il video ovunque, seguitemi su Instagram, seguite la fanpage dedicata a Tiger e qua in alto, vi nella i, vi lascio tutti i video precedenti che dopo questo video con calma ve li andate a guardare. E adesso direi di iniziare subito! E voglio partire dalla cosa fighissima, ovvero questo pigiama procione. Guardate quanto è bello, se trovo la testa, eccolo, guardate quanto è bello. L'ho indossato e tiene veramente tantissimo caldo, è fantastico. Ce n'erano altre fantasie sia per uomo che per donna e uno alla volta ho deciso che li voglio tutti perché sono veramente fantastici, tengono un sacco di caldo. Ancora non ho mai avuto un pigiama del genere e finalmente mi sono deciso di comprarlo con tanto di coda di procione, infatti è fantastico. Poi il procione è il mio secondo animale preferito, quindi come non potevo non comprarmi un pigiama a forma di procione, visto che il procione non lo posso avere per davvero. Il mio cane, appena visto questo pigiama, ha provato ad azzannarlo, perché molto, il mio cane è molto simpatico con gli altri animali. Quindi ha provato a mangiarsi sia il nasino e sia la coda, l'ha azzannata 2 volte. Quindi gli dovrò insegnare che non è un gioco, ma che insomma, deve starcela larga. E questo qua costa da 18-20 euro, non mi ricordo precisamente, sull'etichetta non c'è nemmeno scritto. E di questi veramente ci sono un sacco di fantasie, vi consiglio di andarci a dare un'occhiata. Poi passiamo a un altro pigiama semplicissimo, che è questo qua, molto bruttino, perché a me i pigiami maschili proprio sono bruttissimi, non capisco perché li facciano così brutti, a parte vabbè il procione. Però quelli normali, e mi piaceva solo perché c'è scritto New York City. L'unica cosa che mi piace, visto che tutta la mia stanza è praticamente basata sul tema New York, questo pigiama faceva proprio al mio caso e prossimamente vi farò anche il room tour della mia stanza allestita in modo normale da tutto l'anno e senza le cose di Halloween. Sempre di Primark, queste fantastiche mutande, tre mutande a 9 euro con Pac-Man e quest'altra fantasia un po' alla Alien, non è Pac-Man. È un altro giochino che c'era nei computer di tanto tempo fa, però adesso non mi viene in mente il nome. Comunque è molto carino, anche di queste, delle mutande c'è. Da Primark ci sono delle mutande bellissime. Ci sono di tutte le forme, di tutte le taglie, di tutte le fantasie soprattutto. Simpson, Dragon Ball, Pac-Man, Mario Bros, c'è il mondo. Infatti le avrei volute comprare tutte, ma purtroppo mi sono accontentato di queste due mutande. Ho comprato altre felpe per la palestra, perché chi mi segue appunto sempre su Instagram sa che io quando vado in palestra c'ho la felpa addosso, perché magari mi faccio i selfie e mi vedete. E ho comprato questa, tutte felpe uguali sono, questa felpa di color verde scuro, questa felpa di color verde chiaro, e sono sempre tutte uguali ma cambia solo il colore, e questa felpa di color nero. Io ho altre tre felpe, una blu, una grigia e una forse bordeaux, non mi ricordo. E queste qua, vediamo se ce n'è un'altra in mezzo a questa roba qua, penso di no. Queste qua, l'una, costano solo 11 euro. Ed è veramente conveniente, perché comunque credetemi che sono delle felpe che quelle che ho già, sono un anno che ce le ho già, sembrano nuove, cioè veramente tengono un sacco. Se le fate lavare dalle vostre madri o comunque voi siete delle casalinghe, le lavate veramente a lavaggio freddo,
veramente tengono tanto, tengono caldo, sono l'ideale per queste mezze stagioni, sono l'ideale per andare a scuola e sono l'ideale per me per andare in palestra. E ho deciso di comprare delle altre. E mi sembra che c'era un colore strano che volevo tanto, tipo sul verde, sull'azzurro, non ho capito che colore fosse, talmente era strano. Non c'era la taglia, se no avrei comprato anche un altro colore ancora. Ah, quest'altra maglia felpa, questa qua la usavo tantissimo quando andavo a scuola, con tanto di cappuccio, che sopra cosa c'è scritto non mi ricordo neanche. 3RD, 4RR, P4R15, molto interessante, una scrittura molto, c'è da dire, carina, insomma una scrittura inutile. Comunque vabbè, mi piaceva perché teneva caldo e costava poco. E questa qua costa 12 euro, anche di questa c'erano un sacco di fantasie, un sacco di colori. Poi, sempre per la palestra, ho comprato i pantaloni lunghi, ne ho solo 3 e... insomma, quando ci vado spesso non riesco ad avere il pantalone nuovo perché spesso magari lo sporco, poi il sudore comunque puzzano. Quindi ne ho comprati degli altri. E ho comprato questo pantalone, Sono 3 pantaloni identici ma con colori diversi appunto. E sono questo qua, non avevo mai comprato un pantalone chiaro per la palestra e mi sta bene. Cioè, non l'avrei mai detto che un pantalone di questo colore per la palestra mi stesse bene. Ho scoperto che questo colore mi sta bene, vedi? Non si finisce mai di imparare. Poi, questo pantalone qua ce l'ho identico, spiaccicato, corto. Cioè, praticamente così, come lo state vedendo adesso, invece è lungo. E questo qua, blu, è veramente molto carino, anche se si riempirà di pelucchi. E costano tutti 7 euro. Solo 7 euro. Poi ho comprato tantissimi calzini. Allora, come ben vi ricordate, se avete visto i video haul precedenti di Primark, io compro sempre i calzini bianchi all'infinito. Ma ne compravo perché? Perché comunque quando abbiamo iniziato a fare i video haul di Primark iniziava anche la serie primavera, quindi li compravo bianchi e corti. Adesso che inizia a far freddo e li volevo anche eleganti, ho comprato i calzini classici neri e lunghi. E ce ne sono 1, 2, 3, 5 paia a soli 3 euro. Io infatti ne ho comprati 15. 15 paia così per 2 settimane, puoi anche non lavare i calzini che tutti i giorni ti ricambi. E anche nei calzini, sia per uomo che per donna, ci sono di tutte le fantasie, di tutti i colori, di tutte le taglie. È una cosa assurda. C'erano dei calzini veramente fotonici, bellissimi, che uno li vorrebbe comprare anche solo per bellezza. Cioè è anche un peccato usarli, talmente sono belli e costavano veramente poco. Prossimamente pian piano mi prenderò anche dei calzini di varie fantasie. Poi, bando alle ciance, ho comprato questo pantalone nero per il lavoro che l'ho pagato solo 13 euro. Molto semplice, tutto completamente nero, per chi casomai fa camerieri, banchieri. Da Primark ci sono dei pantaloni neri che vi possono servire, ma anche per i ragazzi che vanno a scuola, per pantaloni per tutti i giorni. Poi ho preso altri 2 pantaloni, questi qua un po' molto più carini, uno blu per uscire, perché ne avevo uno blu bellissimo ma purtroppo le cose si rompono, comunque man mano si usurano, l'ho dovuto buttare, a soli 9 euro e credetemi, sta benissimo, cioè disegnato addosso, incredibile di quanto sia bella, quanto sia fatta bene questa roba qua, non sarà un materiale fantastico però... per quello che costa è veramente fatta bene. Poi quest'altro pantalone un po' più da vecchietto, diciamo così, però che ci sta bene sotto tipo anche questa camicia qua, perché è un po' elegante questo pantalone qua. L'ho pagato, vediamo se c'è il prezzo. No, mi dispiace, ma non c'è, me l'ha commessa, ma ha tolto l'etichetta. Non c'è più il prezzo, ma anche questo costava 12-13 euro, non di più. E anche di questi, lo ripeto, tutti i colori, tutte le forme, tutte le taglie, il mondo veramente. Ah, è uscito il prezzo dalla tasca, era nella tasca, non ci posso credere. 13 euro, solo 13 euro. E veramente, cioè, convenienti, veramente. Queste ciabatte, che allora io sono arrabbiato con i centri commerciali, con i negozi, in generale con tutta la moda. Perché per le donne fate delle ciabatte bellissime, per noi uomini sono sempre terribili? Cioè, allora, sono anche carine, sono ciabatte da uomo, col pelo, tengono caldo, fantastico, ok, fotoniche. E le ho pagate solo 6 euro e va benissimo. Però, cioè, io le vorrei con tipo, non so, dei disegni strani, con proprio di Pac-Man, Simpson. Cioè, ci sono, ma devi sempre stare lì a trovarle, a cercarle. Invece le donne, appena c'è il mondo, ci sono delle ciabatte bellissime per loro, delle babusce da stare in casa fantastiche. E per noi uomini più o meno la fantasia è sempre quella. E poi, se trovi della fantasia carina, tipo la Primark, sono ciabatte per bambini. E io cosa me ne faccio? E quindi no, faccio un appello, hashtag ciabatte belle per uomo, no, davvero raga,
fate delle ciabatte un po' più belle, se sei di Primark, se sei il creatore di Parame che stai guardando questo video. Io le compro, ti giuro che io le compro, perché basta, ma, cioè, ho queste ciabatte da 10 anni, nel senso che più o meno è sempre quella la fantasia, e basta. Poi, infine, infine, per davvero, ho comprato quest'altre mutande spaziali che c'hanno... Allora, la galassia, normali, e gli alieni, quindi sono delle mutande spaziali, un pennello da barba che mi serviva, tantissime batterie, perché da Primark, come ben sapete, già vi ho detto in altri video, guardate quante batterie, 10 batterie a 1,75€ il pacchetto, e vi assicuro che funzionano, perché le ho già comprate, tutte le volte faccio la scorta, guardate quante ne ho comprate. Sono 30 batterie grandi, ho comprato 30 batterie piccole, 10 batterie piccole, tutte 1,75€ l'uno. E veramente credetemi che funzionano, perché ce le ho e ce le ho ovunque. Le uso per le lucine dei video, per quel fantasmino, per le cose qua dietro, tutte le lanterne, hanno tutte le batterie di Primark. Passiamo a due cose fighissime. Questo e queste. Queste le ho comprate da Lidl. Guardate. Ta 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 ta. Sempre chi mi segue su Instagram Story lo sa benissimo. E ho comprato il costume vampiro a soli 9,99€, che per chi mi interessa c'è ancora, e questa, come si chiama, parrucca, sempre da vampiro, a 3-4€ costava, non di più, vedete? E non vedo l'ora di vestirmi e truccarmi per Halloween, sperando di riuscire a fare qualcosa quest'anno. E comunque sì, ho deciso che se non faccio niente, che non esco con nessuno, io mi vesto, mi trucco e sto in casa. Cioè, ve lo giuro, no, perché le ho comprate e le voglio utilizzare. E comunque, vabbè, qualche video forse mi farò vedere da voi come sono. E anche per chi mi interessa, ho fatto anche la pubblicità appunto in televisione. Ci sono sia per bambini che per adulti un sacco di costumi bellissimi. Quindi vale la pena andarci a dare un'occhiata se avete il leader vicino. È la cosa più figa, questo è l'oggetto mio preferito del video. Anzi no, adesso che ci penso è il secondo oggetto, perché il primo deve ancora arrivare. Guardate che bella. Si vede? Non so se riuscite a vederla. Si illumina, insomma è così, diventa così. Guardate che bella. E questa qua non andrò a mettere là dietro, forse, non lo so, ci devo pensare, dipende. Se ci sta fra le mensoline forse ce la metto, non lo so. Ditemi voi, scrivetemelo voi sotto nei commenti, cosa faccio? La metto qui dietro o la vado a mettere nel mobile che ho di fronte, che poi dopo voi non la vedete? Scrivetemelo. E questa qua c'era, allora, così, maschile, con questo fulmine. Poi dopo c'era, mi sembra, il cuore, poi dopo c'era tipo una nuvoletta, insomma ce n'erano varie e di vari colori. Questa era quella che mi piaceva di più ed era anche quella più maschile. E l'ho comprata subito. E questa qua l'ho pagata 11€. Pensavo di meno. Però è grande, guardate quanto è grande questa lampada. Cioè il fantasmino è vero, l'ho pagato molto meno, ma è molto più piccolo. E questa qua è sempre appunto di Primark. Scusatemi, ma era sotto una marea di vestiti e non ve l'ho detto subito. Poi... passiamo a Piazza Italia, che ho comprato, vabbè, due camicie bianche per il lavoro, che vabbè non interessa a nessuno, però visto che ci sono facciamole vedere, a 9,95€ l'una. Poi ho comprato questa fighissima collana fantastica, ve la faccio vedere, da proprio uomo, che costava 9,95€ e l'ho pagata solo 2,50€. Perché adesso, se vi interessa, da Piazza Italia ci sono dei giorni particolari che fanno l'annuncio per radio che tutto costa anche fino al 50% di sconto. Infatti questa addirittura è 70, perché se costava quasi 10€, adesso dovrei 50, sì, il 75% di sconto. L'avevo già adocchiata e ho fatto bene ad aspettare, perché l'ho pagata solo 2,50€ questa collana. E questa qua ci sta benissimo con una maglia tipo senza fantasia, quelle maglie basic. Ci metti questa collana sopra e ci sta da Dio. E insieme a quella collana mi sono piaciuti un sacco anche questi occhiali qua, che adesso li provo. A me questi occhiali da sole piacciono un sacco. Guardate come sono belli. Ditemi se mi stanno bene. Stanno bene anche con questa camicia qua. Guardate quanto mi fa figo questi occhiali. Sono bellissimi. E anche questi qua costavano 9,95€, li ho pagati 6,96€. Che prezzo è 6,96€, adesso che ci penso? Vabbè, il 30% di sconto. E mi piacciono un sacco. Li volevo degli occhiali nuovi, perché non... tutti gli occhiali da sole che avete visto negli scorsi video, che ne ho veramente tantissimi, se ne sono rotti tanti. Cioè, è incredibile. Però cioè, colpa mia, li ho rotti io. E quindi, insomma, mi servono degli occhiali nuovi. Tanto io... li cambio di continuo. Da Jack e Jonas, un negozio che per chi non lo conoscesse è bellissimo. Questo maglioncino elegante,
fotonico, proprio un po' natalizio, nel senso che sono proprio quei classici maglioni che si usano a Natale. Questa qua per uscire sabato sera con una camicia sotto è bellissimo. E questo maglioncino era la rimanenza dell'anno scorso, la roba in vendita dell'anno scorso. Infatti l'ho pagato poco perché costava 50 euro con il 60% di sconto, l'ho pagata solo 20 euro. È veramente bellissima. Ne ho una simile, però dentro tipo c'è la plastica e fuori c'è la lana, quindi non, è solo bella. È freddo tutto l'inverno con quella, ma è solo bella. Invece questa qua tiene proprio caldo, perché è proprio lana pesantissima e cioè ti abbassi quando te la metti addosso, pesi 10 kg in più, talmente pesante. Poi da H&M ho comprato invece dei vestiti, poca roba, ma li ho comprati e ho comprato un altro pantalone nero, ma questo per uscire, che è veramente bellissimo rispetto a quello per lavorare, giustamente, e costa questo qua 20 euro, l'ho pagato 20 euro, questo qua è bellissimo, chi ha visto gli Instagram Story l'ha visto. Poi la camicia verde, che raga, allora, io non avrei mai pensato che il verde mi stesse bene, mi sono provato questa camicia verde e quando l'ho vista ho detto no, è il mio colore, la devo comprare. E così l'ho comprata, perché mi sta veramente benissimo e non vedo l'ora di utilizzarla. E l'ho pagata solo 20 euro, anche questa qua. Cioè, non si direbbe, ma credetemi, addosso è veramente bella. Mi sta bene come questa, me lo dicono solo. E cioè, è fantastica, è veramente verde, non metto ma verde, un po' così così, invece mi è piaciuto un sacco. E poi, un'altra maglia fantastica, questa qua. Del mio colore preferito, il bianco, infatti tutta la mia stanza è bianca, e sopra c'è scritto New York. Guardate che bella, con la scritta nera New York. È bellissima, ho pensato di utilizzarla anche nei video in modo che faccio pannacco la mia stanza di New York. E l'ho pagata anche questa 20 euro. È veramente bellissima e mi sento molto americano con questa maglia addosso. Poi, unico oggetto che ho comprato da Bershka, scusate la pronuncia, me lo dico così, è questo, come ve lo spiego, metà portafoglio, metà carte. Non è che abbia chissà che carte, un bancomat, ciò. Insomma, chi mi conosce lo sa. Però era figata perché? Perché c'è il taschino piccolino che ci mettete quattro monete dentro. E poi di qua ci potete mettere appunto il bancomat, la patente, la carta d'identità. E poi di qua c'è un'altra taschina che si apre e ci mettete dentro qualche banconota. Ed era da una vita che lo volevo, perché io mi sono stufato di utilizzare il portafoglio, che è pesante come non so cosa. Veramente mi si è recato nei pantaloni per coprire quel portafoglio lì. Invece adesso ci metterò le mie tre carte, qualche banconota, due pomonette e sono a posto. Mi hanno fatto anche la carta d'identità elettronica, quindi è perfetto. Posso andare in giro con tutti i documenti e occupando pochissimo spazio. Me lo metto in tasca e chi sta meglio di me. Ve lo consiglio, se anche per la scuola e per le gite, questo qua è troppo comodo, invece del portafoglio pesantissimo, ma anche per le femminucce è comodo, perché tanto alla fine tutte le tessere per i punti e non punti le potete registrare sul telefono e quindi potete utilizzare questa benissimamente. E l'ho pagata solo 7 euro, 6,99 da Bershka, ve la consiglio. Raga, siamo arrivati all'ultimo vestiario di oggetto, chiamatelo come volete, di tutto il video ed è l'oggetto preferito del mio video. Allora, Trussardi, ho comprato delle scarpe bellissime di Trussardi. Per chi non lo conoscesse, magari per qualche bambino, Trussardi è il marito di Michelle Hunziker. Facciamo anche un po' di gossip. Lui e tutta la sua famiglia hanno una linea di vestiti che è il top, bellissimo. Sono tra i miei vestiti preferiti e finalmente mi sono comprato una cosa di Trussardi. Dopo tanti tanti anni che desideravo Trussardi, e probabilmente ci tornerò spesso da Trussardi, perché ha veramente a volte dei prezzi buoni, con delle cose di ottima qualità. Ed è tutto made in Italy, cioè perché è proprio un marchio italiano, quindi made in Italy, e non è made in China come Primark. E vi faccio vedere le scarpe che ho comprato. Allora, cioè, avete presente quelle scarpe che se ve le pestano voi picchiate i vostri amici? Ecco, io le tratterò in questo modo qua. Guardate che belle. Cioè, adesso mi avvicino così vedete bene, dovete vedere bene. Guardate come sono belle. Sono, vedete, Trussardi, delle scarpe che sono una metà via fra l'elegante e lo sportivo. Perché?
perché la scarpa, se tu la vedi così, fa da sportivo, ma se tu la vedi dall'alto fa da elegante. Questo effetto è voluto per tutte quelle persone come me che si mettono magari questa camicia con sotto un jeans e non ci sta bene né la scarpa della Nike né la scarpa mocassino, che è da vecchio, insomma, diciamocelo, è da vecchio. Quindi mi servivano le scarpe che siano una metà via. Quando le ho viste, e volevo dire scarpe della Nike molto da ragazzo, quando ho visto queste scarpe da trussare, oh mio Dio, queste qua le hanno fatte per me. Cioè proprio io nella mia mente ce l'avevo così, cioè almeno il modello, non il colore. Perché all'inizio stavo comprando delle scarpe che erano bianche e blu così. Poi una mia amica che era con me nel centro commerciale mi ha detto: però il nero ci sta bene con tutto. E ho pensato, ah, è vero, il nero ci sta bene con tutto, quindi perché non comprarle bianche e nere? E così ho cambiato idea e le ho comprate bianche e nere, anche perché poi mi è venuto in mente che ho già due paia di scarpe di color blu, quindi sarebbe state altre, perché vado sempre sul blu, infatti vedete mi regalano anche le cose blu, insomma proprio perché mi conoscono, azzurro e blu, bianco sono i miei colori. Per una volta le ho comprate nere e bianche e sono bellissime, cioè guardate quanto sono belle queste scarpe, poi cioè profumano, cioè, sanno proprio di Made in Italy, sanno queste scarpe, vi giuro, sono fantastiche. Le ho pagate un pochino, ma per essere trussardi le ho pagate poco, perché le ho pagate 109 euro. E siamo giunti a conclusione anche di questo video, è stato veramente un lunghissimo video haul, ma spero che vi sia piaciuto. Lo so che sono cose in prevalenza maschili, però magari potete far vedere, siete delle femminucce, ai vostri fratelli, padri, amici, insomma passate il video un po' da ovunque. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, sulla fanpage di Tiger, sempre su Instagram, e ci rivediamo in un altro meraviglioso video. Ciao a tutti!